Aspetta, ti metto un video, mi richiami. Prova un po'. Buonasera, dunque Maccabi e Montagnola di fronte al Campo Urbetevere per questo big match, una partita ad alta quota, la Montagnola comanda la classifica, com'è? Ok. Quando vuoi. Amici appassionati di calcio e in particolar modo del circuito EIFA Calcio Elite, un cordiale saluto. È la partita tra le due battistrada dell'EIFA Super League, Montagnola e Maccabi, di fronte al centro sportivo Urbetevere, partita che seguiremo con una telecronaca da vivo a causa di un problema dell'ultima ora, un inconveniente del quale ci scusiamo. Naturalmente l'auspicio è che questa telecronaca possa essere, possa risultare comunque gradevole e decorosa. Squadre che hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco, la Montagnola con maglia bianca e banda rosso-blu orizzontale, pantaloncini bianchi, calzettoni blu, il Maccabi con la maglia arancio-nera, calzettoni e pantaloncini neri. Dirigerà il confronto il signor Giorgetti, che sarà coadiuvato nella sua direzione dagli assistenti Meloni e Maestri. Le formazioni delle squadre per la Montagnola sono in campo il portiere Caranci al debutto con la maglia della Montagnola. Ricordiamo che il titolare storico Daniele Battellin è fuori per un grave infortunio
al tendine d'Achille, è stato anche operato Daniele Bastesin, a lui naturalmente gli auguri di una pronta guarigione. I quattro difensori saranno Ferretti, Paternostro, Ciolli, il capitano, e Lorenzo Ruggeri. A centrocampo il trio composto da Francesco Gabrielli, Scapetta e Mattia Lattanzio. In attacco il tridente composto dallo Schiavo, Guidi e Rossi. La risposta del Maccabi, che nel frattempo si appresta a dare il calcio d'inizio, tra i pali Tommaso Maroder, i quattro difensori Toggiu, Spagnoletto, Samuel Di Castro e Fiorentini, Edoardo Maroder e Gioia a fare da cerniera davanti alla linea difensiva, poi i trequartisti Bianco, Nocco e Piazzafed alle spalle del terminale offensivo che è Crielisi. Partita iniziata da 5 secondi, muove palla il Maccabi che vedete schierato sulla sinistra dei vostri teleschermi. Maccabi dunque che attacca verso destra, in questo momento Bianco manovra il pallone, lo cede a Gioia, passaggio orizzontale per Nocco che gestisce il possesso chiamando in causa il portiere Maroder. Sarà interessante vedere la posizione di Nocco che potrebbe abbassarsi tra i due mediani, vale a dire Gioia e Maroder, e quindi andare a ricoprire il ruolo di vertice basso del centrocampo, o anche alzarsi appunto sulla tre quarti per cercare in qualche modo di ispirare, di innescare le punte. Palla è tra i piedi del portiere Caranci, vediamo la Montagnola manovrare con la propria terza linea, c'è la pressione da parte degli avanti del Maccabi e vediamo che il disimpegno della Montagnola è piuttosto laborioso. Il rinvio, palla controllata da Gabrielli soltanto per un attimo perché sopraggiunge nell'azione un avversario, poi c'è un rilancio, ma l'arbitro Giorgetti aveva ravvisato un intervento irregolare, comanda dunque il calcio di punizione in favore del Maccabi. Quando sono trascorsi i primi 95 secondi di gioco, il punteggio è sempre di 0-0 qui al centro sportivo Urbe Tevere tra la capolista Montagnola e la sua prima inseguitrice il Maccabi. Calcio di punizione che sta per essere eseguito dal versante di destra rispetto al fronte offensivo del Maccabi, il tocco dietro, la conclusione con il sinistro da parte di Bianco, pallone che si alza e termina oltre la trasversale della porta difesa da Caranci. È stato dunque il primo squillo della partita sugli sviluppi di un calcio piazzato, il primo tiro verso allo specchio della porta lo ha effettuato il Maccabi con Bianco che però non ha inquadrato il bersaglio. Adesso Rossi va via sulla destra, va sul fondo, cerca il cross, lo effettua, palla catturata da Spagnoletto, poi recuperata dai giocatori della Montagnola, ancora una cross ribattuto e allora si riparte da Mattia Lattanzio, tocco orizzontale per Scapetta che potrebbe anche calciare, invece prova a servire lateralmente, si era alzata però la bandierina del secondo assistente, il signor Maestrucci, che ha segnalato una posizione irregolare di fuorigioco, pertanto si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Maccabi in zona difensiva. 2 minuti e 50 sul cronometro, sempre parità 0-0 al centro sportivo Urbe Tevere. In questa gara valevole per l'EIPA Super League è il big match di giornata tra Montagnola e Maccabi, squadre separate da quattro soli punti in classifica, 33 ne ha la Montagnola con 15 gare giocate, 29 il Maccabi con 13 partite fin qui disputate, dunque un Maccabi che virtualmente potrebbe anche essere la nuova capolista qualora appunto vincesse le due gare che deve recuperare rispetto alla Montagnola. Pallone nel frattempo fuori del recinto di gioco, rimessa laterale che sta per essere eseguita dal Maccabi, vediamo Nocco avanzare, il passaggio in diagonale, poi si chiude in qualche modo la retroguardia della Montagnola e allora il Maccabi deve ricominciare, ma vediamo che in queste prime battute di gara ci sembra la squadra di Federico Ascoli intenzionata a fare la partita. Adesso il pallone è preda però del portiere della Montagnola Caranci, che invita i suoi a salire, si accinge al rinvio, lo effettua, pallone
che si alza e piove nella metà campo del Maccabi, ha vuoto due giocatori, ma c'è stato l'intervento falloso, almeno un intervento giudicato falloso dal direttore di gara, ragion per cui viene assegnato il calcio di punizione alla squadra casalinga, quella della Montagnola, allenata da Cristian Paolantoni. Palla è servita in direzione di Mattia Lattanzio ai 30 metri, vediamo il pallone verticale per Guidi, chiuso il centravanti della Montagnola, il fallo in attacco, punizione in favore del Maccabi già eseguita da Nocco, allora avanza Maroder nei pressi della linea centrale del campo, la manovra del Maccabi che perde metri sul rettangolo di gioco e adesso è Topiu che riceve palla proprio davanti alle panchine, il pallone che viene alzato, colpo di testa di Scafetta, interviene anche Ciolli, poi Bianco che prova a saltare Ruggeri, il quale chiude con la punta del piede sinistro mettendo il pallone in fallo laterale. Rimessa effettuata dal Maccabi, pallone in area, l'uscita del portiere Caranci che in qualche modo si oppone, dunque occasione per il Maccabi al sesto minuto. È stato tempestivo in uscita della portiere della Montagnola Caranci, ci sarà calcio d'angolo in favore del Maccabi. Sesto minuto, 0-0, Maccabi è pericoloso e vediamo adesso inquadrato Federico Ascoli, il tecnico della formazione ospite. Calcio d'angolo che sarà eseguito dalla bandierina alla sinistra del portiere, il cross, il colpo di testa tentato dai giocatori della Maccabi, poi pallone che viene recuperato sulla tre quarti da Bianco, converge con il sinistro, disegna un pallone morbido, palla recuperata adesso dalla Montagnola che prova a ribaltare il fronte del gioco, c'è però un retropassaggio e quindi Scafetta adesso prova a tessere la manovra della squadra blaugrana, oggi in maglia bianca, palla che è terminata oltre la linea laterale del campo, Ruggeri per la rimessa lungo linea, Bagnoletto rischia qualcosa, buon per lui che Guidi non riesca ad impossessarsi del pallone che giunge tra le braccia del portiere Maroder, il quale batte lungo, il rinvio non è un granché, piazza Sed, poi vediamo questa azione interessante del Maccabi, la chiusura da parte di Paternostro, poi vediamo lo schiavo per la Montagnola, Scafetta in verticale a cercare Guidi che ha un aggancio difficoltoso, Ruggeri adesso avanza, palla al piede, batte in direzione di Guidi, corpo a corpo con Spagnoletto che ha la meglio sull'attaccante della Montagnola, cerca di perfezionare il disimpegno, la squadra del Maccabi, alla fine il pallone dopo un rimpallo giunge al portiere Maroder che ha già messo in movimento i suoi, Edoardo Maroder, fratello del portiere del Maccabi, ora Nocco alza il pallone in avanti per Chielesi, a tu per tu con il portiere che ribatte in uscita, grande occasione questa per Chielesi, ottimo intervento in uscita del portiere Caranci, ancora Maccabi alle soglie dell'area di rigore, alla fine il rinvio da parte di Ferretti, poi Bianco che accentra, chiede lo scambio a Chielesi, in qualche modo la difesa della Montagnola che sembra tuttavia in affanno in questa fase, adesso Ruggeri fa carambolare il pallone sulle gambe di Stoggiu, guadagna dunque una rimessa dal fondo, il punteggio resta sullo 0-0, dobbiamo dire resta perché è stato bravissimo in un paio di occasioni il portiere della Montagnola Caranci, lo ricordiamo al debutto quest'oggi tra i pali della squadra allenata da Cristian Paolantoni. Vediamo Mattia Lattanzio in avanti per Rossi, poi ancora Lattanzio,
affrontato da Soggiu, palla in profondità allo schiavo, poi Guidi entra in area, conclusione con il sinistro, deviata dall'intervento risolutore, dobbiamo dire, di Fiorentini, che ha mandato il pallone in calcio d'angolo. Era sicuramente un'azione importante questa della Montagnola, comunque una partita assolutamente godibile in questi primi 9 minuti e mezzo di gioco, due tentativi da parte del Maccabi, entrambi neutralizzati brillantemente dal portiere Caranci, ma anche un paio di squilli della Montagnola, che adesso va a portare le proprie torri in area di rigore, corner che verrà eseguito dalla bandierina bassa, quella alla destra del portiere Maroder, grappolo di uomini all'interno dell'area di rigore, traiettoria molto ampia che chiaramente non favorisce l'intervento di lo schiavo nella fattispecie, palla che si perde direttamente a fondo campo dalla parte opposta rispetto al punto dal quale era stato eseguito il corner. Nocco che vediamo giostrare all'interno della propria metà campo quasi stabilmente, quindi è in effetti un 4-3-3 quello del Maccabi in questa fase, più che un 4-2-3-1. Maccabi adesso che attacca sulla sinistra, vediamo un retropassaggio per Gioia, uno dei due mediani, uno dei pilastri della squadra di Federico Ascoli, poi Spagnoletto cede ancora a Nocco, Nocco con un passaggio in diagonale mette in movimento Crielesi, anzi Maroder, che poi finisce anche per commettere fallo, dunque ci sarà calcio di punizione in favore della Montagnola quando abbiamo raggiunto il 12° minuto nel corso del primo tempo. Il punteggio è sempre fermo sullo 0-0 qui al Centro Sportivo Urbe Tevere, partita valevole, lo ricordiamo, per l'EIFA Super League. Si affrontano le due battistrada del campionato, la Montagnola guida la classifica con 33 punti, 4 in più del Maccabi, che però ha disputato due partite in meno. Adesso il fraseggio dei giocatori del Maccabi, azione della squadra ospite che si sviluppa lungo l'out di sinistra, riceve palla Nocco, sempre piuttosto nel vivo dell'azione, il lancio, un colpo di testa da parte di Ruggeri, poi Ciolli ha servito Rossi, Rossi per Guidi che difende palla dall'attacco di un paio di avversari, il cambio di gioco di Mattia Lattanzio all'indirizzo di lo schiavo che si trascina il pallone in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Maccabi. 13° minuto, sempre 0-0, Nocco, triangolo adesso che non si chiude, palla recuperata da Maroder per il Maccabi. Adesso Bianco con un lancio in profondità, ha cercato di servire Crielesi, la chiusura da parte dei giocatori della Montagnola e Ruggeri. Adesso serve Rossi, Rossi per Guidi che chiede ancora l'assistenza di Ruggeri, non sfonda da questa parte il difensore esterno sinistro della Montagnola, consente al Maccabi di ripartire con Edoardo Maroder che però arresta la propria corsa, cerca compagni liberi, subisce anche un colpo da scapetta che va a scusarsi con l'avversario, calcio di punizione che viene prontamente assegnato comunque dall'arbitro Giorgetti, calcio piazzato in favore del Maccabi, siamo una decina di metri dentro la metà campo della Montagnola. Nocco sposta il pallone nel cerchio di centrocampo, Di Castro per Gioia, poi non aggancia Crielesi che forse commette anche fallo, si prosegue per il vantaggio, alla fine viene letteralmente travolto Mattia Lattanzio dal numero 14 del Maccabi, altro calcio di punizione stavolta in favore della Montagnola. Quando sono 14 ormai i minuti trascorsi, attacca la Montagnola sull'out di destra, prova a sfondare la squadra di Bassesin, c'è l'intervento in tackle scivolato
da parte di Spagnoletto, se non andiamo errati, che concede calcio d'angolo alla squadra di casa. Tale anche Ciolli, vanno ad affollare l'area di rigore i giocatori della Montagnola. Corner battuto con traiettoria ad uscire, pallone messo fuori dell'area di rigore, riparte il Maccabi. Azione che Nocco porta avanti, poi sbaglia il suggerimento per Bianco, ha capito tutto Ruggeri che cede a Ciolli, il regista difensivo della Montagnola. Ancora Ruggeri, batte in direzione di Guidi, spalle alla porta, viene raddoppiato dall'intervento congiunto di Spagnoletto e Marodera, finisce per perdere il pallone. Maccabi adesso con Nocco in avanti per Crielesi, affrontato alle spalle da Paternostro, commette fallo, calcio di punizione in favore della squadra in maglia arancio-nera. Maroder a destra da Bianco, solito schema da parte del Maccabi, con Bianco che si accentra e poi prova a raggiungere Crielesi, fin qui non ha dato grandi risultati. Ruggeri affrontato dallo stesso Bianco, elude il tentativo di intervento dell'avversario, osserva il piazzamento dei compagni e serve Gabrielli. Gabrielli avanza ed esterno destro, cerca Guidi, pallone intercettato, rilancio da parte di Castro, poi è lo stesso Di Castro a sparare il pallone più lontano possibile in una zona presidiata però soltanto da maglie bianche, dunque la Montagnola gioco facile. Mattia Lattanzio ancora all'indirizzo di Ciolli, Ciolli alza lo sguardo, vorrebbe un movimento dei compagni che non c'è e alla fine è lo schiavo che prova a riportare in avanti i suoi, il colpo di tacco abbastanza velleitario che finisce con il pallone regalato agli avversari. Partita che è un po' scesa di tono rispetto ai primi 10 minuti, adesso le due squadre faticano un po' ad imporre il proprio gioco. Bianco, pallone dentro, l'uscita del portiere Caranci che precede il tentativo di intervento di Crielesi, mentre Bianco si lamenta con il primo assistente del signor Giorgetti, vale a dire l'assistente Meloni. Attacca la Montagnola, non c'è intesa adesso tra lo schiavo e Scabetta. Lo schiavo è un giocatore sicuramente importante nello scacchiere di Cristian Paolo Antoni, ma fin qui non ha avuto grande continuità di presenze, dunque è anche abbastanza comprensibile qualche incomprensione con i compagni di squadra. Vediamo il gioco spostato dal Maccabi nella zona alta del campo, poi Spagnoletto per Bianco che cede a Gioia, stop di petto e pallone indirizzato sulla destra per Soggiu che di prima intenzione cerca Crielesi, sul quale arriva l'intervento deciso da parte di Mattia Lattanzio che spedisce il pallone in calcio d'angolo. Altro corner in favore del Maccabi dalla bandierina di destra, il cross non è un granché, messo fuori immediatamente dai giocatori della Montagnola, palla raccolta da Soggiu, poi Ruggeri vince il corpo a corpo con Bianco e adesso il retropassaggio di testa da parte di Castro all'indirizzo del portiere Maroder. Nuovamente Maccabi con Nocco. Maroder riceve palla e indirizza il pallone sulla sinistra per Piazza Sed, un po' in ombra fin qui il numero 8 del Maccabi. Adesso un intervento in scivolata, si lamenta Crielesi per l'intervento di Ciolli, palla che è terminata fuori del
rettangolo di gioco, ma ci sarà un altro calcio d'angolo in favore del Maccabi. Quando siamo entrati nel 20° minuto, gentili ascoltatori, il punteggio è sempre invariato, 0-0 tra Montagnola e Maccabi. In questa gara valevole per l'EIFA Super League è il big match di giornata, fin qui non ci sono stati gol. I primi 10 minuti sembravano promettere bene, poi le due squadre si sono un pochino spente. Angolo che viene battuto dal Maccabi, il pallone colpito di testa allontanato dalla Montagnola, poi un gran tiro con pallone che esce alla sinistra del portiere Caranci. Maccabi che è andato pericolosamente alla conclusione senza inquadrare tuttavia il bersaglio. Naturalmente ci scusiamo con gli ascoltatori se la nostra voce giunge con un po' di ritardo, perché lo ricordiamo, a causa di un inconveniente dell'ultimo momento, questa telecronaca viene effettuata da tubo. Palla gestita adesso dalla Montagnola, il rilancio lungo in direzione di Lo Schiavo, poi il pallone che viene recuperato dal Maccabi soltanto per un attimo. Mattia Lattanzio ancora a destra per Ferretti che scivola, non può mantenere in campo questo pallone, e rimessa con le mani in favore del Maccabi, prontamente eseguita. Vediamo Gioia allargare a destra per Soggiu che con un passaggio orizzontale raggiunge Spagnoletto. Nuovamente Gioia preso in consegna immediatamente da Mattia Lattanzio che esce sul portatore di palla del Maccabi per rendere più difficoltosa la circolazione del pallone per la squadra ospite. Intanto un lancio, un pallone che viene recuperato dal Maccabi, poi lo scambio nel cerchio centrale, Nocco in avanti, vediamo Crielesi, parte un tiro e il pallone che sorprende nettamente, il portiere Caranci ha segnato il Maccabi con Crielesi, conclusione dalla distanza dai 22-23 metri, palla che ha toccato terra e si è infilata alla sinistra del portiere della Montagnola. Pertanto si sblocca il risultato al 22° minuto, Maccabi 1, Montagnola 0, il gol da parte del numero 14 Crielesi, al quale hanno concesso forse eccessiva libertà i giocatori della Montagnola. Il tiro non ci era sembrato irresistibile, ma è andato tuttavia l'insaccarsi alla sinistra del portiere che fin qui era stato sicuramente tra i migliori in campo, aveva compiuto due buoni interventi, forse poteva fare qualcosina in più su questo fendente di Crielesi che è valso il vantaggio al Maccabi. Ancora in possesso di palla la squadra allenata da Federico Ascoli con Di Castro, scambia con il compagno di reparto Spagnoletto, ancora Di Castro, palla profonda a cercare Piazzased che litiga un po' con il pallone, alla fine mantiene il possesso. Spagnoletto ancora per il difensore esterno sinistro della squadra in maglia arancionera, Nocco la sponda da parte di Piazzased, poi il suggerimento profondo di Nocco che viene catturato dal portiere della Montagnola. Lattanzio verso Lo Schiavo, colpo di testa di Fiorentini, poi Piazzased indietro con molta calma adesso il Maccabi, una manovra senz'altro più ragionata quella della squadra ospite, che fin qui si è fatta preferire sul piano del gioco alla Montagnola. Gioia adesso per Bianco, un passaggio piuttosto forte, non era stato preciso il controllo di Bianco che poi ha subito anche il fallo di Lattanzio. Calcio di punizione in favore del Maccabi,
nel cerchio centrale riceve Nocco, serve immediatamente Marauder, ancora Nocco, e vediamo che non c'è pressione da parte dei giocatori della Montagnola su Nocco, che è un po' il metronomo, il regista, il catalizzatore del gioco per quanto riguarda il Maccabi. È proprio lui adesso a cercare sulla corsa Fiorentini, disimpegno della Montagnola con il pallone che finisce in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato Piazzased, dunque rimessa con le mani in favore della squadra di casa, che qui non ha reagito al vantaggio del Maccabi fermato da Crielesi. Attacca ancora il Maccabi, vediamo questa azione insistita, si chiude la difesa della Montagnola, erano addirittura quattro i giocatori che hanno contrastato Crielesi, ma il Maccabi insiste, Piazzased per Gioia, è in ritardo su di lui l'Astanzio, Spagnoletto cerca e trova Bianco, è il problema di girarsi, non passa contro Ruggeri che concede solo la rimessa laterale, Bianco lascia l'incombenza della battuta a so giù direttamente verso l'area di rigore, poi il passaggio di Bianco non è un granché, palla raccolta senza problemi dal portiere Caranci, che si appresta al rinvio quando siamo giunti al 26esimo minuto qui al centro sportivo Urbe Tevere. Il Maccabi è in vantaggio da 5 minuti grazie alla rete firmata da Crielesi con un tiro di sinistro da circa 22-23 metri che è andato ad insaccarsi sulla sinistra del portiere della Montagnola. Ciolli in verticale per Gabrielli, poi viene fermato lo schiavo che ha invertito la propria posizione sul terreno di gioco con Rossi, adesso lo schiavo agisce da attaccante esterno sinistro mentre Rossi si è portato sulla corsia opposta, il cross interessante di Guidi, pallone allontanato dalla difesa del Maccabi, riconquistato dalla Montagnola che alimenta adesso l'azione, il rinvio ancora della difesa del Maccabi, difende il pallone adesso Crielesi, poi passaggio in direzione di Marauder, ancora il Maccabi, fatica la Montagnola quando il Maccabi gestisce il possesso, adesso attenzione c'è il raddoppio del Maccabi al 27esimo minuto, un'ingenuità di Ruggeri ha consentito il tocco facile da parte di Bianco che non ha lasciato scampo al portiere Caranci, pertanto cambia ancora il parziale al centro sportivo Urbe Tevere, Montagnola 0 Maccabi 2 in 6 minuti, l'1-2 da parte della formazione ospite al 21esimo, il gol di Crielesi al 27esimo, il raddoppio ad opera di Bianco, complice una disattenzione di Lorenzo Ruggeri, il difensore esterno sinistro della Montagnola, che avrebbe potuto rinviare il pallone, non lo ha fatto e ha consentito l'inserimento di Bianco, inserimento che ha portato al raddoppio del Maccabi. Partita tutta in salita adesso per la capolista Montagnola, che prova adesso a rendersi pericolosa, non è lo schiavo, il giocatore con la maglia numero 10 che abbiamo citato poc'anzi, si tratta di Campoli che ha fatto dunque il suo ingresso sul terreno di gioco. Campoli è sicuramente uno dei giocatori più importanti della Montagnola, è stato falcidiato dagli infortuni nell'ultimo periodo. Rimessa laterale in zona d'attacco adesso per la squadra in maglia bianca, che in effetti non aveva reagito allo svantaggio e anzi era stata quasi costantemente in affanno dopo lo 0-1 del Maccabi, tanto che è arrivato anche il
raddoppio della formazione arancionera. Pallone che deve ancora essere rimesso in gioco dalla Montagnola. Vediamo adesso il tentativo da parte di Guidi, che sta cercando di svariare in lungo e in largo per dare insomma sbocchi alla manovra della Montagnola, manovra fin qui poco fluida. Spagnoletto adesso con tutta la calma possibile gioca il pallone in direzione di Soggiu, il rinvio un po' sbilenco di Ciolli, Lattanzio ancora per Ciolli, attaccato da Nocco, si libera del pallone cedendolo a Paternostro in verticale, poi Mattia Lattanzio, nuovamente Ciolli, ma vedete come fatica a guadagnare metri sul terreno di gioco la Montagnola. Adesso il colpo di tacco di Campoli, poi Guidi in avanti ancora a cercare Campoli, l'uscita del portiere Maroder che abbranca il pallone e vanifica questa iniziativa della formazione di Cristian Paolo Antoni. Superata la mezz'ora di gioco, dunque meno di 10 minuti al termine del primo tempo, salvo recupero, non ci sono state grandi interruzioni, dunque non prevediamo un extra time corposo. Rimessa laterale adesso che viene eseguita da Soggiu, poi Bianco centralmente per Nocco che sbaglia l'apertura, sbaglia anche Ferretti per la Montagnola, lo schiavo in avanti, palla che Fiorentini retrocede in direzione di Spagnoletto, Gioia con la punta del piede destro, favorisce però l'intervento dei giocatori della Montagnola. Colpo di testa di Ferretti, saltano un paio di giocatori che finiscono anche per scontrarsi, restano entrambi a terra e vediamo che viene richiesto l'intervento dei sanitari, l'intervento delle due panchine, probabilmente una zuccata tra i due giocatori, sicuramente fortuito questo scontro, e vediamo dunque che approfittano i giocatori delle due squadre di questa pausa anche per dissetarsi. 32esimo minuto, ricordiamo Montagnola 0 Maccabi 2, come vedete in sovrimpressione, per le reti messe a segno al 21esimo da Crielesi, al 27esimo da Bianco, un risultato che il Maccabi sta meritando in quanto ha sicuramente tenuto più a lungo l'iniziativa, soprattutto ha reso inoffensiva la Montagnola che dobbiamo dire ha concluso poco verso la porta di Maroder, sicuramente più incisiva la squadra di Federico Ascoli, che pure oggi lamenta delle assenze importanti come quella di Moretti, il centravanti che possiamo definire titolare, oggi ottimamente sostituito però da Crielesi, che ha sbloccato il risultato al minuto numero 21 con un fendente dai 22-23 metri, un tiro di sinistro che è andato ad infilarsi nell'angolo basso alla sinistra del portiere Caranci. Sostituzione intanto, la prima dell'incontro, anzi la seconda per quanto riguarda la Montagnola, sta entrando sul terreno di gioco Camerini con la maglia numero 19, avete visto che a lasciargli spazio è stato Guidi, il centravanti della Montagnola. Adesso vedremo come cambierà l'assetto tattico della squadra di casa, possibile che avanzi la propria posizione sul terreno di gioco Scafetta, lo vediamo parlottare con Gabrielli, e effettivamente Scafetta sembra avanzare. Camerini è un centrocampista, è uscito un attaccante come Guidi e probabilmente Scafetta tornerà in quello che era il suo ruolo originale, infatti era solito negli anni scorsi giocare da attaccante, poi ha arretrato la propria posizione, come accade spesso ai giocatori con l'avanzare dell'età.
agli attaccanti in modo particolare, ai trequartisti. Lo abbiamo visto nel caso di Pirlo, per parlare insomma di alti livelli. Ciolli in direzione di Paternostro, in avanti, intervento in scivolata puntuale da parte di Fiorentini, che ha messo il pallone in fallo laterale. Fiorentini oggi è preferito a Piperno, probabilmente in non perfette condizioni fisiche, perché Federico Ascoli solitamente non rinuncia al biondo difensore esterno sinistro, ma Fiorentini è un giocatore di assoluta affidabilità e peraltro ha sempre dimostrato di sapersi adattare a più ruoli, un giocatore eclettico. Fiorentini adesso il pallone per Camerini alle soglie dell'area di rigore, poi Cafetta prova a cercare lo spazio per il tiro, ha subito fallo secondo il direttore di gara, calcio di punizione da zona piuttosto interessante, da qui Scafetta potrebbe far male, è un giocatore abilissimo nel calciare i tiri da fermo, va lui in effetti a collocare il pallone sul manto erboso del campo Urbe Tevere, mentre Tommaso Marodera va a dare disposizioni alla barriera. 35 minuti e mezzo sul cronometro, Montagnola 0 Maccabi 2, calcio di punizione in favore della Montagnola da posizione piuttosto interessante, Scafetta ma anche lo schiavo sul punto di battuta, quattro uomini compongono la barriera del Maccabi, anzi 5 adesso con Fiorentini. Marodera continua a dare indicazioni ai compagni della barriera, Scafetta sembra lui intenzionato a concludere, parte Scafetta, il tiro, pallone che termina altissimo, non ha colpito bene qui il numero 4 della Montagnola, pallone che ha sorvolato la barra trasversale della porta difesa da Tommaso Marodera, che adesso va a sistemare il pallone all'intersezione delle linee che delimitano l'area di porta. E soltanto adesso effettua il rinvio, batte con il piede destro, palla che rimbalza e finisce nella metà campo della Montagnola, dove Piazza Sed avanza, serve Chielesi fermato dall'intervento di Ciolli, poi si complica un po' la vita la retroguardia della Montagnola, c'è anche qualche scintilla adesso tra i giocatori in campo, parapiglia, un accenno insomma di lite, chiaramente è una partita molto sentita tra due squadre che storicamente competono ad alti livelli nel circuito EIFA Calcio Elite. Quest'oggi è una partita che riguarda le prime due posizioni, un duello ad alta quota tra Montagnola e Maccabi, e la squadra che in questo momento comanda la classifica è sotto per 2-0 contro la sua prima inseguitrice. Ricordiamo anche che nella gara d'andata, il girone d'andata, la Montagnola ha espugnato il campo del Maccabi, fu una prova estremamente convincente quella degli uomini di Paolo Antoni al Trastevere Stadium, non si può dire fin qui la stessa cosa di questa partita che sta disputando la Montagnola tra le mura amiche. Pallone rilanciato nuovamente in fallo laterale, quando siamo ormai a 100 secondi dal quarantesimo, ricordiamo che i tempi sono di 40 minuti nel circuito EIFA Calcio Elite, trattandosi comunque di un campionato amatoriale. Piazza Sed ancora per il Maccabi, chiuso in fallo laterale, rimessa in favore del Maccabi, che naturalmente non ha interesse ad accelerare le operazioni di ripresa del gioco, forte del doppio vantaggio per i gol messi a segno da Chielesi al 21esimo e da Bianco al 27esimo. Adesso Campoli
resiste all'attacco di un avversario, poi si allunga il pallone e lo regala al Maccabi. Sbaglia Gioia adesso e può involarsi lo schiavo che salta un avversario, non passa però contro Spagnoletto, poi Spagnoletto stesso rimane a terra, è stato travolto da un avversario, anche in questo caso non si è trattato di un intervento cattivo. Sullo slancio il giocatore della Montagnola ha finito per scontrarsi con il difensore centrale del Maccabi, ancora dolorante, intanto va a redarguire il portiere del Maccabi, l'arbitro Giorgetti, e Spagnoletto adesso lentamente sembra potersi rialzare, così è in effetti, riprende la sua posizione sul terreno di gioco, nulla di particolarmente grave, naturalmente il Maccabi fa scorrere anche secondi preziosi. Piazza Fed si gira e sfugge alla guardia di un avversario, ancora Piazza Fed con l'esterno del piede destro sulla corsa per Marauder che guadagna un calcio d'angolo piuttosto ingenuo, qui il difensore della Montagnola che si è fatto soffiare il pallone e concede adesso un'altra opportunità da calcio piazzato al Maccabi, colpo di testa con pallone messo ancora una volta oltre il fondo, dunque
Eccovi nuovamente collegati con il centro sportivo Urbe Tevere, Montagnola e Maccabi in campo per disputare la ripresa, partita valevole per l'EIFA Super League, uno scontro al vertice, Montagnola è momentaneamente al comando della classifica, il Maccabi è la prima inseguitrice della squadra allenata da Cristian Paolo Antoni, Maccabi che è in vantaggio come vedete in sovrimpressione per 2-0 all'intervallo grazie ai gol messi a segno da Crielesi al 22esimo e da Bianco al 28esimo. Naturalmente nel corso dell'intervallo abbiamo cercato di verificare quanto la nostra telecronaca fosse stata in linea con le immagini che vi sono state trasmesse, perché lo ricordiamo, a causa di un inconveniente, di un problema dell'ultimo momento, questa telecronaca viene effettuata da tubo. Ebbene, c'è un ritardo abbastanza considerevole tra la nostra voce e le immagini, dunque ci limiteremo in questo secondo tempo ad effettuare una sorta di commento senza andare in cronaca diretta per non disturbare appunto gli ascoltatori. Montagnola che ha iniziato questo secondo tempo dovendo ribaltare o comunque dovendo recuperare due gol di svantaggio nella prima frazione. Il Maccabi indubbiamente si è fatto preferire rispetto alla squadra di casa, ha espresso sicuramente un gioco più fluido e soprattutto ha impedito alla Montagnola di rendersi pericolosa, ha reso inoffensivi soprattutto i giocatori del reparto avanzato, e sappiamo che la Montagnola dispone di autentiche bocche da fuoco come Guidi, lo stesso Rossi, autore del gol partita nell'ultimo turno contro il Sopat. Oggi manca Gaggini, ma insomma è una squadra, la Montagnola, che fa del suo potenziale offensivo sicuramente un punto di forza. Dopo due minuti nel corso della ripresa qui al centro sportivo Urbe Tevere, vedete il Maccabi disposto sulla destra dei vostri teleschermi, attaccare dunque verso sinistra, Maccabi in maglia arancio-nera, la Montagnola in tenuta bianca, la seconda maglia della Montagnola, la prima è quella tradizionale blaugrana che ricorda la divisa del Barcellona. Una Montagnola che era scesa in campo con la seguente formazione: Caranci, Ferretti, Paternostro, Ciolli, Ruggeri, Gabrielli, Scafetta, Lattanzio, Lo Schiavo, Guidi e Rossi, salvo a portare delle modifiche, dei correttivi in corso d'opera. Per il Maccabi invece gli 11 iniziali: Tommaso Maroder, Soggiu, Spagnoletto, Samuel Di Castro, Fiorentini, Edoardo Maroder, Gioia, Bianco, Nocco, Piazza Sese, Crielesi. Non ci sono stati cambi ad inizio ripresa per il Maccabi, anche perché ha funzionato praticamente tutto nello scacchiere di Federico Ascoli, che vediamo seguire sempre con trepidazione, con grande attenzione, grande partecipazione la partita all'interno della propria area tecnica. Montagnola che in questo secondo tempo sta cercando di attaccare, naturalmente il Maccabi si limita a gestire il doppio vantaggio e a colpire se possibile di rimessa per incrementare appunto il bottino. In virtù di questo successo che sta maturando per il momento, successo del Maccabi che sta maturando al momento al centro sportivo, vedere Maccabi raggiungerebbe quota 32 in classifica con due gare in meno rispetto alla Montagnola e un solo punto di svantaggio, dunque Maccabi che virtualmente potrebbe essere considerato la nuova capolista del campionato. Mentre vi parliamo si sta disputando anche la partita tra Albaroma e Janus al Campo Roma, centro sportivo Romulia, nella centralissima zona di San Giovanni. Albaroma e Janus che al momento rappresentano
la terza, rispettivamente la terza e quarta forza del campionato, cercheremo di fornirvi anche ragguagli su questa partita. Al momento il risultato, dopo 4 minuti della ripresa, siamo più o meno in, in linea con i tempi, perfetta identità di tempi con l'Urbe Tevere. Al quinto della ripresa, per l'esattezza, l'Alba Roma conduce per 1-0 sullo Janus, e al centro sportivo Giardinetti, campo Agapito Sbardella, sono invece in campo le formazioni dell'Unione Ferrovieri e del Dopolavoro Ferrovieri, una sorta di derby delle ferrovie. Anche di questa partita cercheremo di darvi aggiornamenti, ma naturalmente seguiamo in particolare la partitissima del centro sportivo Urbe Tevere, che può rappresentare uno snodo fondamentale nell'economia del campionato. Montagnola, che sicuramente ha iniziato con un altro piglio questa ripresa, è abbastanza facile immaginare la sfuriata di Paolo Antoni e del presidentissimo Bassesin durante l'intervallo, perché in effetti la Montagnola, come abbiamo detto più volte nel corso della nostra telecronaca, non ha espresso quel gioco spumeggiante che molto spesso ha prodotto in questo avvio di stagione. Una Montagnola che ha perso soltanto due volte in questo campionato, una Montagnola che ha anche sbagliato una palla gol, come avete visto, favorevolissima, ma insomma la conclusione è stata davvero da dimenticare da parte di Scafetta, Scafetta che ha avanzato la propria posizione rispetto al ruolo in cui aveva cominciato la gara, è tornato praticamente a vestire i panni del centravanti dopo ormai da parecchi anni si è scoperto come regista, in qualche modo vanificato dalla chiamata del primo assistente, il signor Meloni, con il quale si era anche lamentato abbastanza il numero 4 della Montagnola. Ci sono stati anche diversi scontri, tutti fortuiti, perché la gara possiamo definirla assolutamente corretta. Naturalmente queste pause fanno comodo al Maccabi, che può giocare un po' con il cronometro, ma insomma è una partita sicuramente molto molto tesa, perché la posta in palio è alta, perché le due squadre si stanno giocando il primato in classifica. Montagnola e Maccabi, che sono abituate ad affrontarsi per contendersi il titolo o anche altri trofei, hanno fatto incetta di coppe soprattutto negli anni passati, e adesso insomma sembrano potersi giocare fino in fondo le rispettive chance di vittoria del campionato. Allora cerchiamo di verificare anche quanto sta accadendo sugli altri campi in cui si sta giocando questa sera. Ricordiamo che c'è anche una partita che non viene trasmessa in diretta, quella del campo Certosa, dove sono in campo il Flavio 91 e la squadra di casa, quella dell'Orione Ognissanti, una partita fra due squadre della Serie B Challenge, dunque partita
partita che non prevede l'utilizzo del VAR, ricordiamo che nell'EIFA Super League sono presenti 10 squadre di Serie A d'Elite e 5 di B-Challenge, un formato inedito, un formato innovativo, possiamo così definirlo. Chiaramente si assegna il titolo della Super League, ma ci sono anche due classifiche distinte tra Serie A e Serie B. Praticamente le cinque squadre della Serie B fanno una sorta di campionato a parte, ma hanno comunque uno sbocco fuori della Regione Lazio, come peraltro hanno uno sbocco a livello nazionale anche le squadre della Serie A d'Elite con la fase nazionale di Cervia in Emilia Romagna prevista dal 9 al 12 giugno. Sempre 1-0 al Campo Roma al decimo minuto del secondo tempo, l'Alba Roma conduce nei confronti dello Janos, dunque rafforza la propria terza posizione, la squadra di Caringi, mentre al campo Giardinetti, lo ricordiamo, sono in campo Unione Ferrovieri e DLF. Anche qui il risultato è di 1-0 per la squadra di casa, dunque l'Unione Ferrovieri sta battendo in questo momento la squadra del dopolavoro ferroviario, ma con il minimo scarto, pertanto sono partite che restano comunque in bilico. Domani sarà la volta della sfida del centro sportivo La Borghesiana tra Locomotive Casilina e Borgorosso, una partita che però non è valida per l'EIFA Super League ma per i quarti di finale della Coppa MIP, partita in gara unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari batteranno direttamente i calci di rigore. Qui al centro sportivo Urbe Tevere invece il Maccabi è sempre avanti sulla Montagnola, ricordiamo i gol nel primo tempo di Crielesi al 22esimo minuto con un pendente dai 22-23 metri, un tiro di sinistro che ha battuto in terra prima di infilarsi nell'angolo basso alla sinistra del portiere Caranci, che era stato precedentemente autore di due buoni interventi, e poi al 28esimo, dunque appena 6 minuti più tardi, il raddoppio ad opera di Bianco, che ha approfittato di una disattenzione di Lorenzo Ruggeri. Nel frattempo è cambiato il risultato al campo Giardinetti, anzi no, non è cambiato il risultato, non c'era stata una recriminazione da parte della squadra di casa, si resta comunque sul punteggio di 1-0 per l'Unione Ferrovieri sul DLF Ciampino, e vediamo anche se ci sono novità dal campo Roma per Alba Roma Janus al 13esimo minuto, è sempre 1-0 per l'Alba Roma in quella che possiamo definire una sfida per la terza posizione. Le due squadre sono abbastanza staccate rispetto alla vetta. Prima di questa gara, di questa giornata, la Montagnola aveva 33 punti, il Maccabi 29, dunque ve lo ripetiamo, qualora dovesse concludere con una vittoria questa partita, il Maccabi raggiungerebbe quota 32, Maccabi che ha praticamente ipotecato qui il risultato, perché è giunta anche la terza segnatura della squadra di Federico Ascoli, come avete visto il gol del 3-0 con una azione personale, una percussione per vie centrali che ha portato al 3-0 di Crielesi, dunque doppietta personale per l'attaccante maglia numero 14 del Maccabi, ed è notte fonda per la Montagnola quando mancano poco più di 25 minuti al termine della partita. Serve davvero un'impresa adesso alla squadra di
Paolo Antoni e Bastesin, che è sotto appunto di 3 gol in casa contro il Maccabi. Ha sfiorato il pareggio lo Janus in casa dell'Alba Roma, un tiro da distanza ravvicinata, che però è stato neutralizzato dal portiere dell'Alba Roma. Adesso vediamo che è alle viste un cambio nella squadra casalinga. Stiamo nel frattempo controllando anche i risultati provenienti appunto dagli altri campi, e in particolare la nostra attenzione adesso è puntata sul campo Agapito Spardella del Giardinetti 1957, dove si stanno affrontando Unione Ferroviari e Dopo Lavoro Ferrovieri, parziale invariato 1-0 per l'Unione Ferrovieri sul DLF Ciampino, DLF Ciampino che non naviga in buone acque, ma sta comunque facendo sudare le proverbiali 7 camicie alla squadra dell'Unione Ferroviari, che aveva iniziato benissimo questo campionato, salvo poi frenare la sua corsa nelle ultime settimane. Ha tuttavia mostrato dei segnali di ripresa. Non c'è partita invece qui al centro sportivo Urbetevere, troppo Maccabi per la Montagnola, bisogna dirlo. All'andata aveva giocato benissimo la Montagnola, vincendo con pieno merito al Trastevere Stadium. Stavolta il Maccabi la sta facendo davvero da padrone qui al centro sportivo Urbetevere. Doppietta di Crielesi intervallata dal gol di Bianco, e dunque il risultato è abbastanza pesante, abbastanza severo adesso per la Montagnola, che è una squadra, ricordiamo, profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione. Il Maccabi anche ha cambiato molto, ma diciamo che ha mantenuto una certa intelaiatura, soprattutto ad esempio nei ruoli chiave, due centrocampisti centrali, Gioia e Marauder, i centrali difensivi con Spagnoletto sempre presente. Chiaramente ci sono state delle novità nel reparto avanzato. Poi nel corso della stagione è tornato anche Nocco, che ricordiamo aveva iniziato il suo percorso in promozione con la squadra dell'Eur Torino, una avventura che si è interrotta abbastanza presto per il centrocampista del Maccabi, un giocatore sicuramente talentuoso, un giocatore sicuramente dotato, però anche abbastanza fragile a livello muscolare, e diciamo che ha sofferto l'intensità, i carichi di lavoro, soprattutto la frequenza degli allenamenti e delle partite, degli impegni in generale, mentre in questo circuito può esprimersi con maggiori pause, con minori pressioni, e dunque dà sicuramente il meglio di sé. Vediamo se è cambiato qualche altro risultato. Naturalmente non abbiamo aggiornamenti dal campo Certosa, contiamo di darveli entro la fine della partita, ma in ogni caso potrete trovare i risultati delle partite odierne sul nostro sito www.calcioelite.it, sulla pagina Facebook Campionato d'Elite, e poi naturalmente anche tramite gli altri social, da Instagram a YouTube, con gli highlights delle partite, le fasi salienti, e anche le interviste ai protagonisti che qui al
Centro Sportivo Urbe Tevere sono stati soprattutto i giocatori del Maccabi, anche se la Montagnola in questo secondo tempo qualcosina in più ha fatto vedere. Abbiamo visto insomma provare quantomeno la squadra di Paolo Antoni provare a riaprire la partita, a rimettersi in carreggiata. Non c'è riuscita più che altro per la bravura, la solidità del Maccabi, che ha sostituito, anzi un giocatore inserendo Piperno, che generalmente parte nell'undici titolare, oggi è stato risparmiato, almeno inizialmente, da Federico Ascoli. Probabilmente Piperno non era al meglio, ma ha concesso il tecnico del Maccabi almeno una ventina di minuti abbondanti al biondo difensore maglia numero 22. Allora, al centro sportivo Romulea, campo Roma, quando si gioca esattamente il 21esimo minuto, la situazione è sempre di 1-0 in favore dell'Alba Roma sullo Janus, che però attacca alla ricerca del pareggio, dunque una partita assolutamente aperta. E al centro sportivo Giardinetti, campo Agapito Sbardella, invece la situazione tra Unione Ferrovieri e Dopolavoro Ferrovieri è sempre di 1-0, però è in corso un consulto, un intervento del VAR per una situazione dubbia, dunque potrebbero esserci novità importanti al centro sportivo Giardinetti, con i nostri operatori, con il telecronista della partita, anche Nicolò Federico, impegnati, e vediamo che l'arbitro effettivamente ha segnato un calcio di rigore, se non andiamo errati. La ripresa non è molto chiara in questo momento, perché probabilmente devono riposizionare la telecamera. No, non è stato assegnato il calcio di rigore, semplicemente si è semplicemente è stato battuto un calcio di punizione in zona difensiva, dunque nulla di fatto, non è cambiato il punteggio, sempre 1-0 per l'Unione Ferrovieri sul DLF Ciampino. Montagnola sotto nettamente contro il Maccabi, lo vedete dalle immagini che vi sta proponendo il sempre ottimo Massimo Montiroli. E al centro sportivo Romulea, quando si gioca il 23esimo minuto, dunque anche alla Romulea siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, l'Alba Roma tiene il vantaggio, mantiene il vantaggio sul Janus, una rete a zero, ma si gioca prevalentemente nella metà campo dell'Alba Roma. Qui al centro sportivo Urbe Tevere si gioca adesso prevalentemente nella metà campo del Maccabi, ma la Montagnola fa enorme fatica, non riesce a rendersi veramente pericolosa la squadra di Paolo Antoni e Bastesin. Sembra un po' di rivedere il derby capitolino tra Roma e Lazio, andato in scena ieri allo Stadio Olimpico, con una squadra, la Roma, che ha letteralmente travolto la Lazio, e qui il Maccabi sta letteralmente travolgendo la Montagnola. È arrivato anche il quarto gol, dunque Maccabi ancor più travolgente della Roma di ieri, 4-0 il punteggio, e dunque sempre più pesante il passivo
per la Montagnola non siamo stati in grado di identificare l'autore del punto del quarto gol, dunque del Maccabi, ma fatto sta che il risultato si può dire acquisito ormai, e certamente alla vigilia nessuno immaginava una vittoria così netta da parte del Maccabi sulla Montagnola. Il calcio riserva spesso delle sorprese, ma insomma con 15 minuti più recupero ancora da giocare è abbastanza inverosimile pensare ad una rimonta della Montagnola contro questo Maccabi che davvero ha destato un'ottima impressione. E adesso naturalmente Federico Ascoli cerca anche di dosare le energie in vista dei prossimi impegni, dunque sta facendo rifiatare alcuni dei giocatori più impegnati in questo avvio di stagione. È stato richiamato in panchina anche Piazzosed, uno di quei giocatori ai quali non rinuncia mai praticamente Federico Ascoli. Nel frattempo siamo concentrati soprattutto su quanto sta accadendo al Campo Roma nella sfida tra Alba Roma e Janus, perché insomma lì il punteggio è in bilico al 26esimo del secondo tempo, 1-0 per l'Alba Roma sullo Janus, e dopo una pressione abbastanza importante dello Janus, adesso l'Alba Roma è riuscita a rimettere la testa fuori, a portarsi in avanti senza tuttavia rendersi particolarmente pericolosa. Qui ormai le squadre si avviano al termine dell'incontro qui al Centro Sportivo Urbe Tevere. La Montagnola con le residue energie sta provando a rendere più onorevole il passivo, ma il Maccabi, lo abbiamo detto più volte, ha dimostrato quest'oggi di essere assolutamente in una condizione migliore, sia da un punto di vista atletico sia da un punto di vista mentale, perché gestito praticamente a proprio piacimento l'incontro grazie alla sagacia tattica di alcuni suoi interpreti. Pensiamo in modo particolare ai centrocampisti Marauder, Gioia, Nocco, ma anche ad una linea difensiva che quest'oggi presentava delle variazioni rispetto alle recenti esibizioni, e che comunque ha fatto una sicuramente un ottimo lavoro contro avversari del calibro di Guidi, Campoli, entrato nel corso della gara, e Scafetta, che come abbiamo ricordato sul punteggio di 0-2 è stato avanzato in attacco da Paolo Antoni nel tentativo di dare maggior peso, maggiore linfa al reparto offensivo. Una Montagnola apparsa stanca, un po' svuotata, Montagnola che sicuramente è stata una grande rivelazione di questa prima fase di campionato, anche perché profondamente rinnovata nel suo organico. Montagnola che forse è un po' scesa di rendimento nelle ultime settimane, ha pareggiato 0-0 sul campo del San Filippo Neri, dove ha perso anche il Maccabi. San Filippo Neri che praticamente nel suo fortino del Don Calabria ha perso una sola volta contro l'Unione Ferrovieri. Ricordiamo che è una squadra, il San Filippo, di Serie B Challenge, ma insomma con un organico importante che assolutamente vale quello delle big di Serie A. E poi la Montagnola ha anche perso
casa dello Janus 1-0. Ricordiamo la partita decisa nei primi minuti da un gol di Keller, e lunedì scorso aveva invece vinto con grande fatica sul Sobat, grazie ad una rete giunta addirittura al nono minuto di recupero e realizzata da Rossi. Dunque una Montagnola che ha un po' rallentato la sua corsa nelle ultime settimane, soprattutto una Montagnola che non è stata più incisiva come nella prima parte di stagione. Era una Montagnola che segnava gol a raffica, invece ne ha realizzato appena uno nelle ultime quattro gare, compresa quella che vi stiamo raccontando. Federico Ascoli continua la girandola di sostituzioni, ha fatto il suo rientro in campo anche Mazzeo, che era assente da tantissimo tempo. Dunque sta cercando Federico Ascoli di dare minuti anche ai giocatori fin qui rimasti tenuti insomma in naftalina. Per la Montagnola ormai è poco più di un allenamento, come lo è peraltro per il Maccabi. Chiaramente la squadra di Paolo Antoni cerca di ridurre lo svantaggio per uscire in qualche modo con un risultato meno pesante da questa partitissima, che potrebbe anche avere un peso, una incidenza sul prosieguo di stagione delle due squadre da un punto di vista proprio del morale, della consapevolezza. Allora, uno sguardo agli altri campi, dunque a quanto sta accadendo al centro sportivo Romulea, il campo Roma nella centralissima zona di San Giovanni in via Farsalo, al 32esimo minuto, dunque 8 più recupero al termine dell'incontro, è sempre 1-0 per l'Alba Roma sullo Janus, che attacca però a testa bassa alla ricerca del pareggio. E poi al campo Agapito Sbardella del Giardinetti 1957, mentre la Montagnola continua a cercare insomma di riaprire o quantomeno rendere più onorevole la sua partita. Dicevamo, al campo Agapito Sbardella il risultato è sempre di 1-0 per l'Unione Ferrovieri sul DLF Ciampino, partita che si avvia a conclusione. Ricordiamo che comunque in questo caso intanto è arrivato il gol della Montagnola, dunque la Montagnola voleva il punto dell'1-4 per appunto rendere meno pesante questo insuccesso, questa sconfitta. Gol che è arrivato negli sviluppi di un calcio di punizione, dunque 1-4 la nuova situazione al campo Urbe Tevere. Cercheremo di essere più precisi anche per quanto riguarda i marcatori, perché naturalmente stiamo controllando i risultati che giungono dagli altri campi, dove le partite sono ancora in bilico e non abbiamo visto nel dettaglio il gol della Montagnola. Allora, per quanto riguarda Unione Ferroviari DLF Ciampino, la partita si dovrebbe essere conclusa, dovrebbe essersi conclusa sul punteggio di 1-0 per l'Unione Ferroviari, mentre Montagnola comunque spinge per cercare di ridurre ulteriormente le distanze. E al campo Roma, quando ci avviciniamo
al 35esimo minuto resiste il vantaggio dell'Alba Roma 1-0, partita comunque piuttosto equilibrata, ricordiamo che si affrontano la terza e la quarta forza del campionato, dovesse portare a casa i tre punti, l'Alba Roma raggiungerebbe quota 27 in classifica, dunque staccherebbe di 4 lunghezze lo Janus, e quindi una vittoria importante in uno scontro diretto per l'accesso ai playoff. Ricordiamo che la prima classificata dell'AIFA Super League si aggiudica il titolo di campione, naturalmente si qualifica anche per Cervia, dove approdano appunto alla fase nazionale di Cervia anche le squadre che si qualificano per i playoff, dunque dalla seconda alla quinta posizione. Naturalmente ci saranno anche dei contributi spese per sostenere le fasi nazionali di Cervia, contributi spese che verranno assegnati sulla base del posizionamento raggiunto dalle squadre. Chiaramente anche l'ingresso nei playoff è un traguardo ambito dalle squadre proprio in chiave nazionale, in chiave fasi nazionali. Il Maccabi sembra aver tirato un po' i remi in barca qui al centro sportivo Urbe Tevere, non hanno tirato i remi in barca invece Alba Roma e Janus, e Alba Roma che ha raddoppiato al 37esimo minuto, dunque potrebbe aver scritto la parola fine sulla partita del campo Roma dal 37esimo minuto. C'è stata un'iniziativa sulla destra da parte della squadra giallonera, il cross basso e il tocco facile a non più di 5-6 metri dalla porta, dunque raddoppio dell'Alba Roma sullo Janus, altra partita che quindi si avvia a conclusione, e qui intanto la Montagnola ha ridotto ancora le distanze, dunque 2-4, il Maccabi probabilmente ha pensato troppo presto di aver terminato l'incontro, chiaramente mancano 3 minuti per le speranze della Montagnola, lo abbiamo detto, il calcio ha riservato e continua a riservare grandi sorprese, ma probabilmente il calo di tensione del Maccabi non avrà gravi conseguenze per la squadra di Federico Ascoli, a meno che appunto non si verifichi un autentico tracollo in questi ultimi minuti. Da segnalare però la reazione d'orgoglio della Montagnola, che insomma era sotto di 4 gol e ha trovato la forza per reagire, per rimettere in qualche modo le cose, se non a posto, comunque ha fatto quel che doveva per complicare la vita al Maccabi, soprattutto per non uscire con una goleada, con un'autentica batosta da una sfida peraltro casalinga. Montagnola che comunque sta mettendo alle corde il Maccabi e ha sfiorato addirittura la terza rete. Maccabi che è veramente in confusione in questi minuti finali, forse i troppi cambi, tanti cambi peraltro giustificati che Federico Ascoli ha effettuato in questi ultimi minuti hanno creato qualche scompenso alla squadra arancionera che si sta difendendo. Avete probabilmente sentito in sottofondo le urla, comunque gli incitamenti di Cristian Paolo Antoni ai suoi. Probabilmente la Montagnola sta coltivando, alimentando insomma un piccolo sogno, sarebbe davvero un'impresa incredibile qualora riuscisse a rimontare da 0-4 a 4-4.
il tempo però corre inesorabilmente e il Maccabi è sempre a distanza di sicurezza, un margine di 2 gol di vantaggio, un margine comunque rassicurante nonostante le 2 ingenuità che sono costate i gol della Montagnola. Allora ci avviciniamo al termine, al campo Roma, ormai siamo entrati nell'ultimo giro di lancette, poi bisognerà conoscere l'entità del recupero, ma l'Alba Roma conduce per 2-0, usufruisce anche di un calcio d'angolo, lo Janus non sembra averne più, mentre vediamo se possiamo darvi conferma del risultato del campo Agapito Sbardella, dove si affrontavano Unione Ferrovieri e Dopolavoro Ferrovieri, il derby delle ferrovie, così lo abbiamo definito. Ebbene sì, il risultato finale al Centro Sportivo Giardinetti è stato di 1-0 per l'Unione Ferrovieri, dunque una vittoria con il minimo scarto, e il DLF è uscito a testa alta da questa sfida che vedeva comunque la squadra dell'Unione nettamente favorita dal pronostico. Ultimi scampoli di partita al Centro Sportivo Urbe Tevere, il Maccabi prova a mantenere il pallone il più lontano possibile dalla propria porta per non crearsi insomma delle sofferenze negli ultimi metri, negli ultimi minuti, negli ultimi scampoli di gara, ma la Montagnola sta cercando di gettare il cuore oltre l'ostacolo, pur sapendo che insomma il tempo che resta è davvero limitato. Si attende ormai il triplice fischio dell'arbitro Giorgetti, che ha diretto sostanzialmente bene una partita corretta, non ci sono stati a dire la verità episodi particolarmente controversi, è stato assistito bene, dobbiamo dire, dai due assistenti Meloni e Maestrucci. Si continua a giocare e ormai insomma dovremmo essere alle battute conclusive anche al campo Roma. Per quanto riguarda Alba Roma Janus, vediamo se è finita la partita del Centro Sportivo Romulea. Dunque al Centro Sportivo Romulea, 42esimo minuto della ripresa, dunque 2 minuti già se ne sono andati di recupero, e l'Alba Roma ha addirittura triplicato, dunque 3-0. Ricordiamo che a 3 minuti dal termine lo Janus era sotto di una sola rete e probabilmente ha mollato la squadra ospite una volta incassato il secondo gol. Non ha mollato invece la Montagnola, che qui ha chiuso diciamo in bellezza, se si può definire così, visto che comunque si tratta sempre di una sconfitta in uno scontro diretto, dunque un passo falso che può avere anche ripercussioni da un punto di vista del morale, però una Montagnola che comunque ha avuto una reazione, ha cercato in qualche modo